Cristiana, devi aggiornare il conto, ti ricordi almeno quante sono? Sono 10. Sì, no, beh, a parte il numero, credo che ogni vittoria, ogni trofeo abbia un sapore diverso. Questa è stata sudata, voluta più col cuore che con le gambe, perché veniamo da un periodo non facile, situazioni extracampo che ovviamente ci condizionano, però credo che in queste due partite questa squadra ha dimostrato ancora una volta carattere e tanta voglia di vincere. Ecco, terza consecutiva con la maglia della Juventus, come dicevi, la più sofferta. Probabilmente sì, perché beh, l'anno scorso abbiamo vinto la semifinale ai supplementari e poi abbiamo vinto in modo netto contro la Fiorentina 2-0. Questa volta abbiamo vinto i rigori con un grande Sassuolo e poi abbiamo ribaltata nel secondo tempo. È diversa, semplicemente diversa, però è bello portare al collo un'altra medaglia. Un gol così allo scadere in una finale è il sogno perfetto per un attaccante. Sì, soprattutto perché credo non ho fatto una delle mie più belle partite e diciamo che mi sono un po' rifatta, ecco, diciamo così. E niente, sì, è bello. Bello vincere così all'ultimo è sempre più emozionante. L'anno riparte come sempre, come si era chiuso anche negli ultimi anni. La Juventus è la squadra da battere. Beh, così dicono le statistiche e i risultati. Noi sappiamo, insomma, che la nostra mentalità è quella di vincere sempre e qualsiasi obiettivo abbiamo per strada, quindi l'hanno cominciato così bene e adesso abbiamo la Coppa Italia, il campionato e poi ci saranno i quarti di Champions, che a cui teniamo molto.